Buongiorno e bentrovati, un nuovo appuntamento con Verso gli Altari, anche questa settimana insieme per scoprire altri esempi sulla via della santità. Restiamo su un percorso che abbiamo iniziato a tracciare già nelle scorse settimane, dedicato a quelle figure soprattutto di giovani che hanno lasciato un'impronta profonda in questo cammino. E ritroviamo in collegamento quest'oggi Fra Ezio, che come sempre ci accompagna in questo cammino. Fra Ezio, pace bene, ben trovato. Pace bene a te Nicola e pace bene a voi tutti, amici e amiche di Padre Pio TV, ben ritrovati. Non saremo ecco, soli Nicola, quest'oggi. Oggi sarà una giornata anche un po' speciale perché avremo già degli ospiti che avranno modo di condividere con noi tutta la trasmissione, quindi diciamo allarghiamo un pochettino la nostra famiglia e cerchiamo ecco di addentrarci sempre più in questo che è il momento, potremmo dire, il tema fondamentale della santità. Oggi lo facciamo con un riguardo particolare anche a Natale, vero? Sì, perché ci soffermiamo su una figura che abbiamo trattato anche in passato, ma in particolar modo ci piace poter riprendere alcuni tratti. Certamente noi presentiamo alcuni candidati alla santità, così li definiamo spesso nel corso delle nostre puntate, ma ogni tanto ci piace tornare su queste figure per approfondirle e per mettere in risalto alcuni tratti peculiari. Ovviamente siamo all'inizio del periodo di Avvento e vogliamo, quando è possibile, soffermarci su quegli aspetti collegati al Santo Natale. E oggi ci piace poter parlare di un ragazzo, di un giovane, Matteo Farina, che con il Natale aveva un rapporto particolare. Anticipiamo soltanto questi temi perché di Matteo Farina parleremo nella seconda parte del nostro programma. Ma non sarà l'unico protagonista di quest'oggi. Tra qualche minuto, dopo questa parte introduttiva, parleremo di un altro ragazzo, sarà la volta di Giampiero Morettini, un seminarista della provincia di Perugia che in qualche modo è collegato anche al nostro Padre Pio, perché tanto si è speso nel suo paese per la costruzione di una chiesa che poi è stata intitolata proprio al santo di Pietrelcina. Ma Fra Ezio, dicevamo, non siamo soli in questo percorso. Oggi abbiamo un ospite illustre, come hai detto tu a telecamere spente pochi minuti fa. Bene, abbiamo con noi, lo presentiamo così gli diamo anche il benvenuto di cuore a Fra Fabio Carrieri, che si è messo in collegamento con noi dalla casa di Santa Fara di Bari, dove svolge il suo servizio di accompagnatore per i frati infermi. E benvenuto in mezzo a noi, Fabio. Pace e bene a voi, ben trovati. Io ringrazio innanzitutto il mio fratello Ezio per l'invito che mi è giunto all'improvviso ieri pomeriggio. E quando Matteo chiama io rispondo per l'affetto che mi lega a lui, anche perché ho avuto la grazia e la fortuna di poterlo conoscere di persona, lui come tutta la sua famiglia. Quindi oggi sono qui e ringrazio Ezio in particolar modo e tutti quanti voi, perché avremo modo di parlare, di trascorrere un po' di tempo insieme. Ecco Fabio, iniziamo subito anche questa nostra bella chiacchierata con Nicola. La prima parte di solito della nostra trasmissione la condividiamo un pochettino in merito al percorso che stiamo facendo. Noi la santità la vediamo come una vera e propria scuola d'amore, no? Come dire, ci siamo dati come obiettivo quello di poter guardare queste immagini in maniera particolare, Nicolà, su questo mi può sostenere, delle immagini giovani, lo diceva già prima, no? Come oggi potremmo dire la santità sta toccando per te i giovani? Ma io credo che la santità tocca i giovani nel momento in cui hanno innanzitutto delle testimonianze forti con le quali possono avere dei riferimenti. Quando anche il tessuto familiare aiuta tanto e stimola questi ragazzi, io che, come vi dicevo prima, ho conosciuto personalmente la famiglia di Matteo. Matteo è cresciuto in un ambiente che gli ha permesso anche di far fiorire la sua santità. E poi i ragazzi credo che abbiano, malgrado alcune volte sembrano dimostrare poca attenzione o disinteresse, abbiano un cuore che si sta interrogando molto, che non si lascia oltrepassare da ciò che ci sta accadendo. Perché poi a volte noi capitano, anche magari quando celebriamo l'Eucaristia, di avere delle risposte o degli interrogativi da parte dei ragazzi che proprio ci fanno capire che nel loro cuore c'è un desiderio di santità.
e ci sono delle cose che li stimolano, che li interrogano. Io domenica scorsa, durante la messa, ho fatto una domanda a un ragazzo che mi ha risposto dopo un secondo. Io gli ho detto, ma guarda un po', io ci ho messo un'ora di meditazione per preparare l'omelia e tu in un istante hai capito quello che il Vangelo ci voleva trasmettere. Questo, a mio avviso, ci fa capire davvero quanto nel cuore, ragazzi, c'è questo richiamo di santità e quanta possibilità abbiamo di avere dei santi giovani accanto a noi. Eh sì, quello della santità giovane, come diceva anche Fra Ezio qualche istante fa, è sicuramente il tema che sta caratterizzando questi nostri appuntamenti. Ma nel corso di queste puntate, Fra Fabio, noi abbiamo trattato delle figure di giovani che oggi appunto sono, camminano verso gli altari, ma che per lo più hanno avuto un percorso fatto soprattutto di estrema sofferenza, delle vicende umane talvolta anche inimmaginabili sotto questo profilo. La settimana scorsa in particolar modo avevamo dato un tema alla puntata che si rifaceva un po' anche alla stessa eredità lasciataci da Padre Pio, sotto la croce si impara ad amare. E queste storie così tremende ci mettono in risalto un aspetto. I giovani anche oggi, soprattutto questi esempi, ci fanno comprendere quanto sia difficile vivere una vita fatta di estrema sofferenza dal punto di vista umano se non si apre il cuore a Dio. Ecco, io aggiungerei anche Nicola, su questo tema penso che Fabio potrà venirci incontro per aver sperimentato sulla sua storia la bellezza, potremmo dire, di un incontro del Signore totalmente nel profondo del proprio cuore. E penso, Fabio, che tu su questo ci potresti illuminare, cioè le tematiche, come dice Nicola, è sempre legata alla sofferenza, no? Sotto la croce si impara ad amare, abbiamo usato il titolo La scuola d'amore, riferendosi al crocifisso di Veronica Giuliani. Qual è il mistero che sta dietro la sofferenza che noi magari non riusciamo a comprendere perché non ci siamo passati magari o perché non ne abbiamo avuto un'esperienza diretta, ecco. Ma la sofferenza certamente è qualcosa che noi vorremmo tenere lontani dalla nostra vita perché ci fa male, perché soprattutto quando si tratta di una sofferenza fisica, quando la malattia poi bussa alle porte della nostra vita, e noi non abbiamo quella capacità e quella docilità di Francesco di chiamarla sorella, ma per noi una nemica è qualcosa che vorremmo che passasse dalla nostra vita. E invece poi ci rendiamo conto come in realtà essa assume un significato e che ci permette soprattutto di rinascere nella nostra vita. Tu lo dicevi prima perché abbiamo vissuto insieme un anno qui a Bari, no? Quindi hai potuto vedere anche come ho affrontato io per esempio la sofferenza e la mia malattia, la malattia fisica che è durata parecchio, ancora c'è un altro capitolo da affrontare, però io stesso, benché sacerdote, benché frate, mi sono trovato con la sofferenza e a dire ma perché proprio a me? Io ricordo sempre in questo momento un'intervista che fu fatta a Nadia Toffa, la quale gli chiesero il perché della tua malattia e lei rispose, io ho detto a Dio prima perché a me, poi mi sono detto ma perché non a me, perché proprio allora lì capisci il significato della sofferenza, capisci che essa ti passa, ti attraversa, ma ti cambia, perché la sofferenza non ti lascia più uguali, riesci a capire davvero quello che è importante all'interno della propria vita, riesci a capire davvero ciò che conta e ti spoglia, e comunque la sofferenza ti fa morire in un certo qual modo, si muore per rinascere ad una vita nuova, e ciò che ci aiuta molto è la preghiera di chi ci sta accanto. Io associo sempre alla mia malattia in particolar modo quel brano della scrittura in cui Mosè, quando ha le mani alzate e la battaglia, Gesù riesce a vincere nella battaglia, quando lui cala le braccia, loro non riescono a vincere la battaglia, no? E allora ecco che giungono accanto a lui, lo mettono seduto su una pietra, gli sorreggono le mani. Nella battaglia della sofferenza un ruolo importante gioca anche chi c'è accanto e chi ci tiene le mani sollevate. La sofferenza non la si può capire,
però poi con il tempo il Signore ci fa giungere a un significato. Io, per esempio, l'ho notato negli ultimi mesi della mia vita, quando sono stato chiamato adesso ad essere il cappellano della struttura in cui sono stato ricoverato per 2 mesi, e vivere a contatto con quelle persone con le quali posso dire di soffrire alla stessa maniera, allora ho detto al Signore: vedi, la mia malattia sta assumendo un significato adesso che magari io non immaginavo e non mi aspettavo, ma queste sono le meraviglie che Dio compie nella vita nostra, no? Ecco, Fra Fabio, volevo chiederti questo, anticipando un po' anche quello che poi approfondiremo ulteriormente, soprattutto nella terza parte del nostro programma, riguardo a Matteo Farina e a questo rapporto con la sofferenza. Quindi, di solito siamo portati a pensare appunto alla croce, ad un percorso più quaresimale e pasquale rispetto all'inizio dell'Avvento, ma tramite Matteo abbiamo la possibilità di comprendere quanto attraverso la malattia, la sofferenza, si possa ricavare un posto nel nostro cuore dove accogliere Gesù. Quindi il tema dell'accoglienza, della fragilità umana, ci richiamano prepotentemente al Natale, all'Avvento. Beh, certo, nel cuore di Matteo noi ci rendiamo conto da come lui ha vissuto proprio la sua malattia. Quello è stato un luogo in cui lui è riuscito comunque a mantenere la sua docilità, la sua perseveranza, il suo amore, il suo accogliere, il suo cercare il Signore. Ma il pane quotidiano di Matteo, il modo con cui ha affrontato la sua malattia, certamente è stata la preghiera. Non ci dimentichiamo che, per esempio, lui ha voluto registrare la sua voce in modo tale da poter pregare sempre il rosario, e quando non avrebbe avuto più la capacità, lui poteva sentire la sua voce e pregare in quella maniera. Matteo ha saputo far spazio totalmente nella sua vita a Cristo, anche quando si è manifestato all'interno della sofferenza. Noi sappiamo che lui ha sofferto tanto, è andato incontro a diverse operazioni chirurgiche, anche lontano dalla sua amata Brindisi, ma tutto questo gli ha permesso comunque di conservare quella pace, quella docilità. Una volta io chiesi a mamma Paola, io la chiamo affettivamente così, la mamma di Matteo, dissi: ma Matteo ti ha mai fatto arrabbiare? O Matteo ti ha mai risposto in modo sbagliato? E lui mi dice sempre: Fabio, ma se io dovessi ricordare un episodio in cui anche durante la malattia Matteo mi ha risposto male, non saprei mai trovarlo, proprio perché questo ci dimostra la docilità che Matteo ha avuto nei confronti del Signore, anche quando le ha chiesto qualcosa di davvero grande, che è il portare con lui la croce. Ecco, Fra Ezio, noi ci dobbiamo fermare per qualche secondo, perché poi entreremo subito nel vivo della nostra scaletta parlando della figura di Giampiero Morettini, ma ci riserviamo ulteriori considerazioni su Matteo e su quello che andremo ad ascoltare tra qualche minuto, subito dopo la pubblicità. Poi torneremo insieme e parleremo appunto di Giampiero Morettini con Don Francesco Buono. A dopo. Bene, torniamo insieme in studio. Come vi dicevo, vogliamo parlare di Giampiero Morettini, di cui vediamo subito una scheda introduttiva circa la sua biografia. Giampiero Morettini nasce in Sardegna nel 1977. Si stabilizza in Umbria con la sua famiglia a Sant'Angelo di Celle 2 anni dopo. Un ragazzo come tanti altri è estraneo alla vita di fede, ma il 13 marzo 2006, nel negozio di frutta e verdura di famiglia, entra una suora per la benedizione pasquale, che chiede a Giampiero di pregare per lui. Il giovane acconsente e la suora pronuncia una brevissima preghiera posandogli la mano sulla fronte e segnandolo con la croce. Un avvenimento che lo segnerà irreversibilmente e che confiderà sempre con estremo pudore a pochi amici. Dirà ai suoi confidenti di aver sentito un fuoco interiore e di essersi come assentato per un attimo. Lo stesso pomeriggio Giampiero si recherà dal parroco di Castel del Piano, Don Francesco Buono, per confidargli l'accaduto. Regalare la vita a Dio. Prende così il via la prima parte della sua formazione spirituale, il riavvicinamento al confessionale, la presenza costante al percorso dei 10 comandamenti,
la partecipazione assidua all'adorazione eucaristica fino all'ottobre del 2010, quando entra in seminario. Al rettore Don Nazareno Marconi, diventato in seguito arcivescovo di Macerata, si presenta con queste parole: «Vorrei regalare la mia vita a Dio». Gli anni del seminario sono segnati dalla grande fatica dello studio, che porta avanti con una dedizione ammirevole, convinto che lo studio sia necessario per essere un buon sacerdote. Il 29 maggio 2014, mentre stava terminando il terzo anno, ebbe un malore in seminario che svelerà una grave malformazione cardiaca congenita che necessitava, con la massima urgenza, un delicato intervento chirurgico. Si prepara serenamente all'intervento, promettendo a uno dei ragazzi del gruppo parrocchiale, incontrato la sera prima del ricovero, che si sarebbero rivisti nel posto giusto al momento giusto. È operato il 24 luglio. Da lì l'inizio del calvario, che lo porterà alla morte il 21 agosto. Ed anche questa svelerà a tutti la fibra spirituale di cui è fatto. In questo mese Giampiero affronta il peggiorare delle sue condizioni, sempre con serenità, totalmente offerto alla volontà di Dio, con il sorriso nonostante le grandi sofferenze che doveva sopportare, infondendo lui pace e speranza a coloro che lo visitavano. Alle sue esequie, una moltitudine di persone, giovani in particolare, molti che non avevano conosciuto in vita Giampiero, si riversò nella chiesa di San Pio a Castel del Piano in un clima di grande compostezza e preghiera. I sacerdoti che in quelle ore prestarono il servizio del sacramento della riconciliazione ricordano di aver confessato molti giovani e di aver constatato quanto l'abbandono a Dio di Giampiero durante la malattia avesse profondamente colpito tanti. Dunque, esempi che spesso portano le persone ad una riconciliazione con il Signore, ad un avvicinamento in tanti casi, un vero e proprio cambiamento di rotta. È il caso di Giampiero Morettini, che vogliamo ulteriormente approfondire, al di là di quella che è la sintesi dettata da una semplice clip biografica, proprio con Don Francesco Buono, a cui facevamo riferimento anche all'interno appunto della scheda, che è in collegamento video e che salutiamo dandogli il benvenuto. Buongiorno Don Francesco. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Ci fa piacere poterla incontrare quest'oggi perché è stato testimone diretto della vicenda umana e spirituale di Giampiero Morettini. E allora vogliamo chiederle proprio qualcosa in più rispetto a quanto abbiamo sentito nella scheda introduttiva. Chi era Giampiero? Ma io ho conosciuto Giampiero in quel negozio di frutta e verdura dove lui lavorava, ed era un ragazzo veramente come tutti gli altri, con una caratteristica particolare, che non frequentava la chiesa, al punto che quando una persona tutte le settimane usciva dall'adorazione eucaristica perpetua e andava a comprare la mattina presto la frutta e la verdura al suo negozio, lui un giorno le chiese: «Ma a quest'ora così presto, signora, come mai lei è già fuori di casa?» E lei rispose: «Perché vengo dall'adorazione». E lui rispose: «E che è l'adorazione perpetua?» E in realtà, quando lui venne a cercarmi, dopo aver ricevuto la benedizione che è stata ricordata prima e la preghiera su di lui, e si era sentito attraversato dall'amore di Dio, io mi resi conto dai suoi occhi d'aver di fronte un ragazzo in cui era avvenuto un vero e proprio terremoto interiore, perché quella confessione, che durò più di un'ora e mezzo, piangeva lui e piangevo io. Cioè, lui non consegnò semplicemente i suoi peccati alla misericordia del Padre, lui consegnò tutta la sua vita alla misericordia del Padre, e da quel momento cominciò la sua conversione, e direi non solo a camminare, ma addirittura a correre, perché in un negozio dove prima c'era la musica di un certo tipo, quella che ascoltano tanti ragazzi, poi la musica cambiò radicalmente e cominciavano ad aprire libri in quel negozio, come l'Epistolario di Padre Pio, come opere di Santa Teresa d'Avila, Storia d'un'anima di Santa Teresa di Gesù Bambino. Cioè, lui divenne un affamato cercatore del Signore. Ecco, Don
Francesco, da queste prime battute comprendiamo appieno la valenza di una conversione, di un momento in cui Giampiero ha ritrovato una vita nuova, ha iniziato a vivere sull'esempio appunto di queste persone, sull'esempio della preghiera, ha potuto riscoprire se stesso. Ma a proposito appunto della sua, anche del suo impegno per la stessa Chiesa, questo è avvenuto anche a livello materiale, se non sbaglio si è impegnato proprio nella costruzione della chiesa dedicata poi a San Pio da Pietrelcina. Sì, prima che dal punto di vista materiale vorrei dire proprio dal punto di vista spirituale, cioè prima che la chiesa di pietre e di mattoni lui... si è messo subito al mio fianco e dentro la comunità per la costruzione della chiesa fatta di carne, della chiesa fatta di persone, perché la sua conversione non è stata, come a volte avviene, una grande fiammata e un grande entusiasmo che poi si spegne, ma la sua conversione è stata un fuoco che è diventato così vivo da incendiare tante altre persone. È un fuoco che si accendeva mentre lui stava in ginocchio. Mentre stava in ginocchio davanti a Gesù Carestia, mentre aveva il rosario in mano che lui cominciò a pregare tutti i giorni, al punto che della chiesa io gli dovetti dar le chiavi, perché lui nella chiesa si sentiva di casa ed era uno che a casa portava tanti amici e tante persone, tanti ragazzi l'hanno scelto come padrino della loro cresima, è entrato nelle vicende di tante famiglie, in un pellegrinaggio a Medjugorje, addirittura quasi come un segno profetico, guidò tutto il gruppo delle famiglie a cui un figlio era andato in cielo. E la sua vita è diventata così affamata e così ardente della parola di Dio, che non ha avuto paura, come dire, anche nel suo essere una persona poco istruita, però di cimentarsi con la parola di Dio, con i grandi della spiritualità e della Chiesa, compreso San Pio da Pietrelcina, dal quale tante volte siamo andati in pellegrinaggio e che ha voluto anche che questa Chiesa sia dedicata a lui. Non a caso Giampiero ha fatto l'ammissione agli ordini del presbiterato e del diaconato proprio l'8 dicembre del 2013, che è il giorno in cui la nostra chiesa è stata consacrata dal Cardinal Bassetti. Don Francesco, abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione. Forse non abbiamo la possibilità di sentire i nostri due, fra Ezio e fra Fabio, due frati minori cappuccini collegati. Li vedo, non so se riescono a sentirmi e possono intervenire rispetto a quanto abbiamo ascoltato fino adesso. Fra Ezio, ci sei? Allora, sì, io ti sento. Ci sono, Nicola. Perfetto. Allora, c'è un'espressione che mi ha molto colpito, diciamo, ecco, di solito sai, nel periodo natalizio, no, ci si preparano anche i regali, no? In qualche modo ci si prepara l'albero, ci si prepara il presepe, ci si preparano i regali per i bambini e per gli altri. C'è un'espressione che è ritornata, che forse hai adoperato, perché sono le parole di Giampiero: regalare la vita a Dio. È una bellissima espressione, io penso che proprio questo regalo, ecco, Don Francesco su questo potrebbe aiutarci a comprenderlo meglio oggi con la figura di Giampiero. Forse non ha ascoltato la domanda, Don Francesco, allora gliela ripropongo. Don Francesco, sì, diceva... non si sentiva nulla. Sì, infatti, sì, sì, adesso gliela ripropongo io, perché siamo in multicollegamento, quindi qualche piccola intoppo ci può essere. Diceva Fra Ezio, rifacendosi a questa frase, regalare la vita al Signore, ecco, una frase che si innesta anche in un percorso, quello d'avvento che ci porterà al Natale, dove il tema del regalo a volte assume delle connotazioni forse troppo materialiste. Ma quanto è bello poter dire regalo la mia vita a Dio? È bellissimo, e possiamo dirlo, e anche Giampiero l'ha detto, perché anzitutto ha ricevuto questa vita nuova da Dio. Nell'ultima lettera che lui ha scritto e che tanto bene la mamma di Giampiero ha tirato fuori quella sera in ospedale, che abbiamo saputo che per lui non ci sarebbe stato più niente da fare,
lui ha usato proprio l'espressione di essere stato ripreso, in perugino si dice riacchiappato, così Giampiero scriveva nella lettera, da Dio. Quindi lui ha regalato la sua vita a Dio e alla Chiesa perché per primo ha vissuto questo regalo. E anche la croce per lui è diventata un dono, al punto che quella sua camera della terapia intensiva era una camera da cui si propagava luce per tutto quanto l'ospedale. Io ricordo molto bene che mentre stavamo nella sala d'attesa tutte le sere ad aspettare quei pochi minuti con i genitori e i familiari per entrare da lui, quella sala d'attesa del reparto di terapia intensiva cardiochirurgica dell'ospedale di Perugia era diventata una piccola chiesa dove le persone si confessavano, dove facevano la comunione, dove pregavano per Giampiero. E anche il suo dolore, che ci ha fatto pensare, quantomeno, ma si sarà sbagliato il Signore con questa storia, ecco, noi sappiamo che con lui Dio non si è sbagliato. E Giampiero ce l'ha fatto capire in tutti i modi, dicendo sì al Signore fino all'ultimo e fino in fondo. Così che anche noi possiamo dire che Dio con noi non si sbaglia mai. E sa tessere, come ha detto Padre Pio in una bellissima lettera a sua figlia spirituale, quel merletto della nostra storia che noi spesso vediamo come la bambina che sta sotto la mamma, che ricama e vede tanti fili imbrogliati o spezzati. E Padre Pio dice che ogni tanto il buon Dio è come la mamma che prende la bambina, la mette sopra il ricamo e scopre che quei fili che sembrano i più contorti e spezzati sono quelli che fanno un disegno meraviglioso. Questo è avvenuto per Giampiero, fare anche della croce e di tutta la sua vita un regalo a Dio e alla Chiesa. Con lui Dio non si è sbagliato e neanche con noi. Per questo possiamo regalare la vita a Dio anche noi. E con questo bellissimo messaggio, questo pensiero di Don Francesco Buono, ecco, vogliamo chiudere per il momento la pagina dedicata a Giampiero Morettini. Ci farà sicuramente piacere poterne parlare ulteriormente anche in futuro. Intanto l'augurio per la causa stessa di Giampiero a Don Francesco. Buon lavoro e a presto. Grazie, a presto a voi e a tutti i telespettatori e ai devoti di Padre Pio. Grazie ancora a Don Francesco. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa e poi voltiamo pagina ancora insieme per parlare di Matteo Farina. Ritorniamo insieme in studio, saluto ancora fra Ezio e fra Fabio, soprattutto fra Fabio Carrieri che continua ad essere il nostro ospite, lo sarà fino al termine del nostro appuntamento. Allora, prima di presentare ancora una volta la figura di Matteo Farina attraverso una breve scheda biografica, qualche considerazione su quanto abbiamo ascoltato relativamente all'esperienza di questo giovane Giampiero Morettini che ha dedicato, ha regalato la sua vita al Signore con un esempio che non ha nulla, almeno apparentemente, di miracolistico, di stupefacente, ma che con un grande esempio e con la preghiera ha portato alla conversione tanti ragazzi soprattutto. Ecco Nicola, lo ribadiamo quasi sempre, no? Con le parole del Santo Padre, no? La vita della santità che si dà nella vita ordinaria. Questo, diciamo, è quello che noi stiamo riscoprendo oggi e ancora di più, quindi l'attenzione anche alla cura delle relazioni, alla cura con gli altri, e questo incide tanto in una vita di santità che vada oltre, ecco, i miracoli, come li intendiamo noi oggi. Il miracolo più grande è una relazione vissuta nell'amore pieno, con quello di un'azione totale al Signore, ecco. E allora adesso entriamo nel capitolo dedicato a Matteo Farina, ma presentiamo per chi non lo sentisse per la prima volta questo nome, chi era Matteo Farina in questa breve scheda biografica. Matteo Farina nasce ad Avellino il 19 settembre 1990, ma vive tutta la sua vita a Brindisi. Cresciuto nella parrocchia dei Frati Minori Cappuccini, è attratto dalla spiritualità di San Francesco e dalla devozione a San Pio da Pietrelcina. Dotato di un'intelligenza molto viva e di una profonda fede, a 9 anni già possedeva una conoscenza profonda del Vangelo. Nel 2000 ricevette la prima comunione e da quel momento sviluppò un rapporto profondo con il Signore, che alimentava attraverso la partecipazione al sacramento dell'Eucaristia, con le visite al Santissimo Sacramento, la devozione al Sacro Cuore,
con la pratica dei primi venerdì del mese e la recita del Santo Rosario. Dopo un'estate serena, nel settembre del 2003, inizia a soffrire di lancinanti mal di testa e problemi alla vista. Sottoposto a varie visite specialistiche, gli fu diagnosticato un tumore cerebrale. Accolse la sofferenza come una vera e propria missione e si impegnò nel discernere il progetto di Dio mediante la preghiera, il catechismo e la lettura del Vangelo. Si distinse anche per gesti di carità di notevole spessore, soprattutto verso le persone sofferenti. Malgrado le condizioni fisiche precarie, si affidò al Signore e continuò con decisione il percorso scolastico, iscrivendosi nel 2004 all'Istituto Tecnico Industriale. La situazione clinica non migliorò e le condizioni della sua vista divennero sempre più critiche. Nel gennaio del 2005, ad Hannover, subì il primo intervento di craniotomia. Nonostante ciò, continuò il discernimento circa la volontà di Dio nei suoi confronti e la missione evangelizzatrice presso i compagni. Nell'ottobre del 2007 si fidanza con una giovane, con la quale condivide un percorso caratterizzato da condivisione e purezza. Nell'ottobre del 2008 si manifestarono i sintomi di una recidiva. Ricevette l'unzione degli infermi. Dal 2008 al 2009 ad Hannover subì 3 interventi al cervello. Rientrato a Brindisi, gravemente paralizzato, si spense lentamente con il conforto dell'Eucaristia. Morì a Brindisi il 24 aprile 2009. E ritroviamo fra Ezio in collegamento telefonico questa volta la dottoressa Francesca Consolini, postulatrice della causa di Matteo Farina. Ben trovata dottoressa, benvenuta tra noi. Grazie a voi, sono contenta di partecipare nuovamente con voi a queste belle trasmissioni. E avevamo un debito nei confronti di Matteo quando ne abbiamo parlato la prima volta, soprattutto perché adesso siamo in tempo d'avvento, come dicevo anche all'inizio del nostro programma, e ci piace poter mettere in evidenza un aspetto in particolare di Matteo. Matteo è il Natale, soprattutto Matteo è il presepe, questo rapporto forte che abbiamo voluto delineare anche attraverso la scheda biografica, questo legame con i frati francescani, con San Francesco, non poteva eludere l'aspetto del presepe. Allora, dottoressa, sotto questo punto di vista, come viveva Matteo il Natale? Lo viveva davvero francescano nello spirito, quindi amava molto il presepe. Per lui fare il presepe non era un gesto tradizionale e sentimentale, significava riflettere sul mistero dell'incarnazione avvenuto nella povertà e nel silenzio, quindi era un momento meditativo. Per questo, anche quando era ricoverato in Germania, come avete ricordato voi, in quasi sempre nel periodo natalizio, perché lui non voleva perdere la scuola, quindi veniva operato in quel periodo, raccomandava alla sorella, che invece rimaneva a casa, gli raccomandava con grande entusiasmo: Erika, mi raccomando, fai il presepe perché il Signore nasce lo stesso, devi fare il presepe, cioè anche se è un momento di dolore, di fatica, però tu fallo. Contemplare il presepe significava per Matteo pregare, stare in silenzio, e sempre la sorella ricorda: quando arrivava il Natale ci teneva tantissimo a fare il presepe, gli piaceva restare in silenzio al buio e contemplarlo e pregare il Santo Rosario davanti alla grotta illuminata. Alcune volte lo abbiamo fatto insieme e non dimenticherò mai la sua gioia di quei momenti. Fu proprio davanti al presepe che Matteo raccontò ai genitori il sogno che aveva avuto nella notte fra il 2 e il 3 gennaio 2000. Il sogno nel quale Padre Pio gli comunicò quella che sarebbe stata la missione della sua vita. Padre Pio gli aveva detto: se sei riuscito a capire che chi è senza peccato è felice, perché aveva ricevuto da poco la prima confessione, lo devi dire anche agli altri, così possiamo andare tutti insieme felici nel regno dei cieli. E lui scelse proprio di raccontare ai genitori questa esperienza davanti al presepio. La contemplazione del presepe era per lui un momento fondamentale, sia nella preparazione al Natale come nei giorni delle feste successive. Era un momento di riflessione che desiderava condividere con la famiglia e possiamo dire con il mondo intero, soprattutto con i poveri e i disagiati, come ricorda ancora una volta la sorella.
In occasione del Natale scrisse una lettera alla famiglia che ci lesse presso il presepe, invitandoci a vivere in maniera diversa questa festa, devolvendo il denaro che si sarebbe speso per i regali ai poveri. Matteo vedeva nel fratello il volto di Dio. Era ancora un bambino, ma già aveva compreso il mistero dell'amore che ha portato il figlio di Dio a farsi piccolo e povero. Questo mistero lo commuoveva e non gli permetteva di rimanere indifferente davanti a tanti fratelli che a Natale, come Gesù nel presepe, non hanno una casa, hanno freddo e fame. Così a partire dall'età di 9 anni, ogni anno Matteo in prossimità del Natale invitava i suoi familiari a non fare regali, per non scadere in un Natale consumistico e a scambiarsi invece il dono del sorriso, devolvendo quanto si sarebbe speso per i regali ai poveri. Egli riteneva che il più prezioso regalo da cercare era proprio Gesù bambino, che si vedeva, che si contemplava nel presepe. E questa è una riflessione mia, quanto sarebbe bello imparare da Matteo a guardare il presepe con questi occhi e a pensare di rinunciare a qualcosa per chi, pensiamo per esempio il popolo ucraino, in questi giorni è come Gesù, al freddo e magari senza casa. Diceva Matteo alla mamma, il fuoco del Natale deve essere Gesù bambino, da lui dobbiamo aspettarci la gioia che cerchiamo, il regalo più utile e più gradito che possiamo ricercare, quello che cambierà il volto della nostra vita, la fiamma che illumina d'amore i giorni più luminosi, ma soprattutto quelli più tristi. Questo è il Natale che desidero. Queste meditazioni, questi pensieri, mi nascevano proprio nella contemplazione della povertà del presepe. Non era importante per lui che il presepe fosse artistico, ricercato, e l'importante era il significato, cioè tu devi contemplare quel Dio che si fa uomo, che viene, che si fa povero, piccolo, debole, indifeso, per amore degli uomini. E davanti al presepe devi riflettere su queste cose, anche perché Matteo davanti al presepe ritrovava un altro mistero molto bello che lui amava, cioè l'immagine della maternità. Infatti diceva che come la Madonna prende in braccio Gesù bambino, così anche noi dobbiamo affidarci alle braccia di Maria con la stessa abbandono, lo stesso amore, la stessa fiducia. E concludo con una preghiera poesia che Matteo scrisse a 14 anni, proprio contemplando il mistero della Natività nel presepe. È nato, eccolo, è il nostro Signore, sembra piccolo e indifeso, cerca un posto dove vivere. Ecco, bussa alla porta del nostro cuore. Vieni Gesù, riempi veramente la nostra vita, dai un senso ai nostri giorni. Rendi ogni momento qualcosa di fantastico, ogni sorriso un fuoco d'artificio colorato di gioia, ogni abbraccio un'esplosione d'amore. O piccolo Gesù bambino, cambia la nostra vita, o grande Salvatore, ricolmaci d'amore, perché ogni mattino la tua luce nei nostri cuori sia più forte del sole che sorge, perché ogni sera possiamo guardare il cielo e ringraziarti di questa splendida vita, e addormentarci dolcemente cullati e protetti dalla madre tua e nostra madre. Vieni, piccolo Gesù bambino, donaci la vera gioia di vivere, comunione con te sempre nella gioia e nella sofferenza. Vieni, Gesù bambino, vieni. E questa penso che sia una preghiera bellissima che anche noi potremmo recitare davanti al presepe nei giorni di Natale, perché questo presepe non sia solo un tocco artistico, una cosa che facciamo per abitudine, ma sia veramente un momento di riflessione e di comunione con Dio che si fa uomo. E noi accettiamo questa preghiera di Matteo come un regalo in anticipo per questo Natale, un bel regalo davvero. Allora la ripropoleremo magari anche fra Ezio e Vero nei prossimi giorni per poter vivere nel migliore dei modi questa grande festa che ci attende. Io intanto ringrazio la dottoressa Francesca Consolini ancora una volta per questi suoi contributi per noi preziosissimi. Grazie e a presto. Grazie per altre storie. Fra Ezio, volevi aggiungere velocemente qualcosa prima della pausa? Semplicemente un grazie. No, grazie a voi perché state facendo un bel servizio alla Chiesa, un servizio prezioso. Grazie ancora. Allora, breve pausa e poi di nuovo insieme.
In questa quarta parte del nostro programma, della nostra puntata odierna, vogliamo soffermarci ancora per qualche minuto su questa straordinaria figura, sull'esempio di Matteo Farina, su come viveva il Santo Natale. Abbiamo ascoltato dalle parole della postulatrice, la dottoressa Francesca Consolini, come sentisse profondamente questo momento attraverso il presepe e attraverso una preghiera, appunto, che poi riproporremo anche nelle prossime puntate. Ma siamo sempre in collegamento con Fra Ezio e Fra Fabio, che tra l'altro ha conosciuto direttamente Matteo Farina, per alcune considerazioni su quanto abbiamo ascoltato. Darei subito la parola a Fra Ezio, a Fra Fabio, proprio per una sua impressione a caldo circa le parole della dottoressa. Beh, io innanzitutto ringrazio la dottoressa che ho avuto modo di conoscere quando è venuta da noi in parrocchia a Brindisi proprio per parlarci di Matteo e di Carlo Acutis, e lei abbiamo avuto modo di conoscere tutta questa storia. Ma come vi dicevo all'inizio, io ho avuto anche la grazia e la fortuna di sentire queste cose proprio dai suoi genitori, da mamma Paola, da papà Michi, dalla sorella Erika, dalla zia Monica, dal nonno Gigi, che quotidianamente frequentano la messa presso la nostra parrocchia Ave Maristella di Brindisi. E ci ha sempre colpito questo atteggiamento che Matteo aveva nei confronti del Natale, questo suo amore per il Signore, qualcosa che si respira e da quello che lui ha scritto, ma anche, vedete, io ho avuto la grazia di entrare nella sua stanza diverse volte, proprio perché mi hanno accolto in casa loro, e nella camera di Matteo tutto è stato lasciato così come lui l'ha conservato prima di morire, e lì si accorge effettivamente di come Matteo vivesse tutto quanto, il suo mistero con Dio, il suo volersi dedicare al Signore, no? La dottoressa prima diceva la sua missione che gli era stata affidata da Padre Pio, questo invito di far capire a tutti di non commettere i peccati. Una delle espressioni, a mio avviso, più belle di Matteo è proprio quella quando lui scrive: io voglio essere uno specchio il più limpido possibile, se tua volontà trasmettere la tua luce nel cuore di ogni uomo, che era quello che poi lui voleva fare della sua vita, perché Matteo si interrogava tanto su ciò che il Signore aveva pensato per lui. E io ho avuto modo di conoscerlo proprio, era la primavera del 2005, io ero il mio primo anno di convento e mi recai con i frati nella nostra parrocchia di Brindisi per lasciare una testimonianza. Terminata la messa del mattino, la messa dei ragazzi del catechismo, quindi Matteo aveva 15 anni, e io andai in sacrestia e lui mi venne incontro e mi ringraziò per quello che avevo detto, perché avevo raccontato semplicemente la mia storia, e mi lasciò con queste parole: ci vediamo a Brindisi quando sarai sacerdote. Ed effettivamente la prima fraternità in cui io sono giunto, terminati gli studi, e in cui sono diventato sacerdote, è stata poi quella di Brindisi, dove lui non c'era più fisicamente perché era già morto, ma ho avuto modo di respirare proprio la sua presenza. E a proposito del Natale, vorrei aggiungere questa particolarità che lui aveva nei confronti del Signore e il modo di vivere queste feste. E lui diceva ai suoi parenti, perché sappiamo che consuetudine familiare ritrovarsi nei giorni delle feste a giocare alla tombola piuttosto che con le carte, lui diceva: io gioco a patto che tutto quello che si può vincere attraverso questi momenti venga devoluto alle missioni, alle nostre missioni in Mozambico, a cui lui era particolarmente legato. Questo ci fa capire davvero come lui riuscisse a trasformare nella semplicità dei momenti di vita quotidiana in quei momenti straordinari di cui parlava prima Fra Ezio. Lo faceva con una naturalità unica, lui riusciva a coinvolgere tutti con una straordinaria semplicità e con una grande forza di preghiera. È bello il ricordo che faceva la dottoressa Consolini a proposito del suo invitare Erika a realizzare il presepe, del suo pregare il rosario. Per Matteo la Vergine Maria era un elemento importante nella sua vita, e questo, se vogliamo, nasce dagli insegnamenti che aveva ricevuto anche dal caro padre Antonino Colasanti, che è venuto a mancare qualche mese fa. Anche lui figlio spirituale di Padre Pio. Padre Antonino aveva avuto proprio la sua chiamata e la sua conversione a San Giovanni Rotondo, e fu Padre Pio a dirgli: tu devi diventare frate cappuccino nella provincia di Bari, perché Padre Antonino era di Civitavecchia, ed è stato lui che aveva Matteo
che ha curato la formazione di Matteo. Matteo era uno dei bambini piccoli che seguivano, che erano seguiti meglio da padre Antonino, che ha immesso proprio nel suo cuore questo innamoramento e questo amore per la Vergine Maria, perché far pregare il rosario dei bambini adesso sarebbe quasi, no, impossibile da fare, eppure lui ci riusciva, e questo ha contribuito certamente nel mettere nel cuore di Matteo l'amore per la Vergine Immacolata. Fra Ezio, ci sei, ci ascolti ancora, ci stai seguendo, e scommetto che hai tanto da dire anche su questa testimonianza di Fra Fabio. Ecco, diciamo che io ho la grazia di averla avuto accanto, Fabio, in questi anni, per cui poche saranno le domande, perché lo conosciamo già, non lo conosco bene anche Fabio. Ecco, la cosa particolare che vorrei sottolineare in merito a quello che diceva la dottoressa prima, no? L'attenzione al presepe. Sembrava quasi come se, ecco, Matteo entrasse nel presepe come un personaggio vivo. Quindi questa è una cosa veramente particolare da tenere in considerazione, no? Perché, sai, Nicola, di solito quando si fanno i presepi, no, anche il Papa nella sua lettera apostolica di 3 anni fa, Admirabile Signum, l'aveva indicato, no? È bello metterci tutti quei personaggi, perché ognuno ha un proprio cammino indirizzato verso la grotta, una sua particolarità, una sua specialità. Ed ecco, penso che l'originalità dei santi è proprio questa, cioè ognuno contribuisce con il proprio, ecco, richiamando un pochettino le parole di Carlo Acutis, no? Spesso e molte volte si muore come delle quando ognuno di noi è originale davanti agli occhi di Dio, e penso che Matteo su questo abbia da dire tantissimo, tantissimo. E ribadiamo anche questo aspetto, dove i giovani di cui stiamo trattando hanno un legame profondo che si dà proprio con la dimensione della sofferenza. E non dimentichiamoci che la sofferenza parte anche da quella grotta di Betlemme. La canzone lo dice benissimo, al freddo e al gelo, che per un bambino appena nato, insomma, mica è roba da poco. Certamente. Ecco, siamo nella fase conclusiva di questo nostro programma, ma prima dei saluti finali vorrei ancora una battuta da parte di Fra Fabio relativamente appunto alla sua testimonianza, al suo incontro diretto con Matteo Farina. Abbiamo sentito appunto di quanto avessi avvertito che dentro questo ragazzo c'era qualcosa di speciale, di particolare. E quel confine che spesso vogliamo tracciare tra esperienze umane, terrene, esperienze di santità, tu hai avuto la percezione che questa non fosse soltanto una vita, seppur esemplare, da parte di un giovane? Hai avuto l'impressione che ci fosse qualcosa di più, che poi è sfociata nel suo percorso, nella sua causa? Beh, certamente in quelle poche battute ho capito che in quel ragazzino di 15 anni c'era qualcosa di profondo, c'era qualcosa di bello, c'era un modo di accostarsi al Signore che non era, se vogliamo utilizzare questo termine, ordinario, c'era una ricerca maggiore. E Matteo scriverà di questo nostro piccolo incontro, lo potete trovare nel libro Con gli occhi rivolti verso il cielo, no? Matteo racconterà. E quando si è accanto a qualcuno che fa un'esperienza di vita bella, autentica, vera, una presenza di vita di santità, questo lo si avverte sempre, lo puoi cogliere subito. Ma la cosa bella è che, posso dire a distanza di anni, è che quella santità di Matteo e quella sua capacità di essere presente all'interno della comunità parrocchiale di Brindisi, lo si avverte ancora. È come quando tu per Assisi cammini e accogli la presenza di Francesco d'Assisi in ogni persona che ha frequentato la parrocchia ai tempi di Matteo, che quindi l'ha conosciuta personalmente, persone di ogni fascia d'età. Tu ti rendi conto di come questa presenza, questo ragazzo davvero ha segnato e ha lasciato il ricordo di sé. La presenza di Matteo è viva, è presente, ma è anche efficace all'interno della nostra parrocchia. Benissimo, grazie, grazie di cuore Fra Fabio. Allora, Fra Ezio, come è nostro solito, questa volta con l'aggiunta piacevole di Fra Fabio, possiamo salutare con il nostro saluto francescano e dare appuntamento alla settimana prossima. Benissimo, Nicola, e lo facciamo veramente con tutto il cuore dopo questa bellissima puntata che abbiamo vissuto insieme, augurando a tutti il nostro saluto. Fabio, quale? Pace bene a tutti. Pace bene.
Ciao Fra Fabio, ciao Fra Ezio, alla prossima. Ciao A Nicola, voi. grazie. Grazie a voi tutti, amici di Padre Pio TV.